ricorda Armando Gino, lo ricordo io questa sera e gli facciamo un applauso. Questa sua canzone, ripeto, si intitola E allora, ed è, vorrei chiarire una parola che ricorre nella canzone, una canzone scritta 70-80 anni fa, quindi molte cose durante questi anni a Napoli si sono trasformate, tante cose che non esistono più. Per farvi meglio capire lo spirito umoristico di queste canzoni è necessario che io traduca una parola che ricorre nella canzone, se non si sa cosa vuol dire questa parola non si capisce bene lo spirito comico di queste canzoni. Che cos'era Frisio? Ecco la parola, Frisio. Che cos'era Frisio circa 70-80 anni fa a Napoli? Frisio era un grande ristorante, un ristorante verso Posillipo, un ristorante alla moda, un ristorante molto caro. La canzone si intitola E allora. Sul tram di Posillipo al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a pizzare in teafor, quando la via parte come salienta da signora. E allora io dissi subito, signora, secca qua, rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto al cuore, è quasi un zino, dracket, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai godendo tanta una gamba a foro, buffo sospirai cesere ti coscerasi più. E allora dissi è di Napoli, non mi su de Milano, fai bagni qua certissimo, no mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e sabucaia si chiude. E allora quanto un anno che dito verrà fuente, a gente ci guardavano, dissi sì più scendi, e mi pigliai un taxi, a vinto l'ira allora, e a Frisio c'è niente, ma io solo casi più. E allora di due taxi, ma qui c'è all'alzato, ma lei con fare ingenuo mi disse, ciò lo sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo che l'asio vuole mangiare. E dopo un'ora io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna, e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci mangiai, ma 200 lire più, tornate immaginato, stevo con l'occhio a fuori, quando all'hotel Vesuvio c'è niente che signore. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Petrasi, a tutti presentavami, presento mio marito, ma mi ha pigliato proprio con un capo di fuori e chiedemi da camera e s'assottai a spiù. E allora mentre proprio a stiva abbracciato vicino a porto tutto del sottetito in su di alto, chi sarà mai sta bestia si mangia la malora, un capirini di smogli fuoco dell'albergo rasio. E allora ci guardai io curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2083, una pezza di spirito dissi io, ma mo non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor. E allora lei paga 6 stupido, qua stupido, ma da 100 dirette ed anche 200 per magna, 2000 tante gambe, e che ste tu paura, e facevo un banchinato, una carissima signora. E allora senza aggiungere, manco lui e qua, pigliai un cappello e subito, non esce niente all'anno, trovai ancora un taxi, chauffeur.
benzione flora. E chi entra a trova media, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la parola di una grande verità, che a mia vecchia parola non sa da mai cagnare.